Buonasera, bentrovati a Montemurlo in Forma, il settimanale di attualità dedicato al comune di Montemurlo. Tanti gli eventi da segnalare questa settimana. Si comincia con la Sala Banti, perché torna la 12ª edizione di Ci vediamo a teatro, quindi una rassegna di 5 spettacoli dedicati al teatro ragazzi e promossi dal Comune di Montemurlo in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo e la Compagnia del Territorio Formaggini Guasti. La magia del teatro pensata a misura di bambino e di ragazzo. Torna alla Sala Banti di Montemurlo, Ci vediamo a teatro, la rassegna frutto della collaborazione tra Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, Amministrazione Comunale e la Compagnia di Residenza e Formaggini Guasti. 5 spettacoli presentati da compagnie di professionisti a livello nazionale, in scena la domenica pomeriggio alle 16.30 da gennaio a febbraio. Filo conduttore di questa 12ª edizione l'educazione, con i piccoli grandi errori degli adulti nel mondo contemporaneo in cui il processo di crescita si attua. Allora, inizieremo con Funky Pudding, che è uno spettacolo che ha qualche piccola pretesa educativa, nel senso che parla dello spreco del cibo, però in chiave molto clownesca. Ciotta e Harms è un'accoppiata incredibile che infatti abbiamo chiamato per ben 2 spettacoli, molto diversi tra loro. Quindi domenica 20 Funky Pudding con questi 2 personaggi molto molto divertenti e graffianti. Si prosegue domenica 27 gennaio con La Nasca, tratto da Il naso di Gogol, grottesco e surreale. Il 10 febbraio sarà la volta di Pulcinella, 99 pericoli e una disgrazia, di e con Luca Sargenti. Il 17 febbraio va in scena con il teatro Shabernak, Cappuccetto Rosso o Che Cosa, uno spettacolo di fantasia clownesca sulla paura dello sconosciuto. Si chiude domenica 24 febbraio con Off, l'orticello delle famiglie felici, dei Formaggini Guasti. Innestare nei bambini fin dai primi anni il vizio del teatro è fondamentale per avere poi un pubblico adulto consapevole e dei cittadini in grado anche di guardare la realtà per quella che è e consapevoli anche di se stessi. Al termine di ogni spettacolo sarà estratto a sorte un biglietto gratuito per lo spettacolo successivo. Domenica 24 febbraio, al termine della rassegna, sarà estratto 3 biglietti d'ingresso. Adesso quello fortunato che vincerà un mese gratuito dei corsi di teatro curati dai Formaggini Guasti. In questi 5 anni c'è stata una trasformazione del teatro a Montemurlo, siamo partiti da numeri importanti ma ora siamo sold out quasi sempre. Vuol dire che la collaborazione con Fondazione ha funzionato, la collaborazione con le associazioni del territorio funziona e con i cittadini che vengono a teatro vuol dire che questa è la strada giusta per far sì che Montemurlo non sia solamente luogo di lavoro ma luogo di cultura e dove ci si diverte anche. Il giorno della memoria è fissato per il 27 gennaio, ma il Comune di Montemurlo si avvicina alla celebrazione di questa ricorrenza con 2 importanti avvenimenti. L'intitolazione del giardino della scuola d'infanzia Ilaria Alpi a Ostia Sergio De Simone, bambino napoletano deportato ad Auschwitz, e l'attribuzione della cittadinanza onoraria alle sorelle Bucci. Il nostro comune si impegna molto affinché la memoria venga ogni anno ricostruita. Cerchiamo di farlo con chi ha vissuto il dramma della deportazione. Abbiamo dato la cittadinanza onoraria alle sorelle Bucci come per l'impegno che mettono nel ricostruire la testimonianza di quei momenti che hanno vissuto. E oggi abbiamo voluto rendere omaggio al loro cuginetto Sergio, che bambino fu deportato ad Auschwitz insieme a loro, ma che a casa non tornò mai perché fu sottoposto ad esperimenti medici e poi fu ucciso. Quindi abbiamo sentito il dovere di dedicare il giardino di questa scuola dell'infanzia affinché il suo ricordo non vada perso. Ecco che nella casa degli esperimenti arriva un giorno la capo e gli dice guardate, oggi arriverà il medico cattivo, vi dirà per un'ora voi potrete vedere la vostra mamma, chi vuol vedere la propria mamma faccia un passo in avanti, voi non lo fate perché è una trappola, chi fa il passo in avanti sarà portato dal medico cattivo che farà sul vostro corpo gli esperimenti più tremendi. E le bambine che sono qui
resisterono e quando Mendelssohn disse fate un passo in avanti rimasero ferme. Lui non si trattenne, lo sapeva ma era troppo, la dimensione psicologica del desiderio della mamma. Fece quel passo in avanti e morì in mezzo a atroci strazi per gli esperimenti che gli furono fatti. Il fatto che in una città della Toscana, a Montemurlo, oggi il luogo dove i bambini vivono la loro dimensione di gioco possa essere intitolata a Sergio De Simone è una cosa molto bella e Montemurlo oggi è luce per tutta la Toscana. La Gualchiera come spazio teatrale sperimentale ma anche come spazio della comunità e questo grazie anche alle iniziative per grandi e piccini organizzate dagli artisti di APS Gualchiera, guardate. Al Centro Culturale La Gualchiera arrivano i laboratori ludici gratuiti Cult & Cult Kids. A cadenza mensile, gli artisti che animano lo spazio di Via del Carbonizio, compagnia Ziba.1 Mimesis, hanno messo in calendario eventi con al centro tematiche come il riuso, la filosofia, l'arte e l'archeologia. Alle 16.30 i protagonisti dei laboratori sono i bambini, alle 18 è la volta dei genitori. Il prossimo appuntamento di domenica 3 febbraio, ad esempio, proporrà ai più piccoli uno workshop sul ritratto e agli adulti un incontro curato dall'artista Martina Fontana sull'autoritratto come espressione di sé. Per tutta la durata dell'incontro per gli adulti e per l'aperitivo finale a offerta libera sarà disponibile un servizio di babysitting e un'area giochi con un operatore. Quest'anno è cambiata la prospettiva proprio con cui abbiamo programmato le attività perché ci interessa molto che diventi uno spazio sociale, inclusivo e di comunità, quindi che la comunità venga e viva questo spazio. Per questo abbiamo proposto attività che vanno dal coinvolgimento dei bambini, delle famiglie, così come degli adulti. Ci siamo ingaggiati per far partecipare altre associazioni, stiamo collaborando con associazioni del territorio per far portare loro qui e poi noi fuori, quindi in modo che diventi proprio uno spazio di scambio culturale. Il primo appuntamento del 13 gennaio ha registrato il tutto esaurito. In circa 70 tra bambini e adulti hanno partecipato al pomeriggio dedicato all'arte del riciclo curato dall'associazione Riciclidea. C'è stata tanta partecipazione. La sala qua era bello vederla così piena. E abbiamo addirittura mandato via delle famiglie purtroppo che i posti erano esauriti, quindi ricordiamo che la prenotazione è consigliata per chi volesse partecipare anche ai prossimi laboratori che sono a scadenza mensile. Di 10 persone da casa che mi sono prenotate, grazie. Per prenotarsi occorre scrivere una mail a gualchiera@gmail.com. I prossimi appuntamenti sono previsti per il 3 febbraio e per il 10 marzo in un evento a tema filosofico. Per la Gualchiera vogliamo un teatro aperto, un teatro sociale, un teatro dove si fa comicità e dove ci sia una platea più ampia rispetto a quello che può essere un teatro di periferia o un piccolo spazio. Ci sono tutte le possibilità, lo stiamo già vedendo in questi primi giorni dell'anno, dove già due iniziative hanno avuto un grande successo, vuol dire che questo può diventare un punto di riferimento del teatro a Montemurlo. In questi anni è stato fatto un grandissimo sforzo da parte dell'amministrazione per far sì che la Sala Banti e oggi le Gualchiere diventassero luoghi di cultura, di arte, di conoscenza. Andiamo a dare un occhio adesso a tutti gli eventi a Montemurlo e dintorni. Domenica 20 gennaio alle 16.30 al Teatro della Sala Banti Funky Padding, spettacolo con Luigi Ciotta e Rossella Charms. All'interno della rassegna ci vediamo a teatro. Il prossimo appuntamento con il Teatro Ragazzi è previsto per domenica 27 gennaio.
Sabato 26 gennaio alle ore 15 nella Pieve di San Giovanni de Collato sarà inaugurata la mostra dedicata a Massimiliano Kolbe, il francescano polacco beatificato da Papa Paolo VI che si offrì di prendere il posto di un padre di famiglia destinato al bunker della fame nel campo di concentramento di Auschwitz. Si tratta di un'iniziativa all'interno delle celebrazioni del Giorno della Memoria, in cui rientra anche la presentazione alle ore 16 sempre nella Pieve di San Giovanni de Collato di Lucia ad Auschwitz, la testimonianza dello scenografo Marian Kolozsei, che nei suoi quadri racconta le terribili esperienze vissute nei campi di prigionia. Domenica 27 gennaio nella Pieve di San Giovanni de Collato interverranno Angela Esposito, missionaria dell'Immacolata Padre Kolbe, e Sandro Ventura del Movimento per l'Ebraismo Progressivo e di Ampi Montemurlo. Per questa puntata è tutto, Montemurlo Informa torna venerdì prossimo. Grazie per averci seguito, buona serata.